sull'ultima stagione della Messana Basket. Quando è il momento in cui hai pensato voglio scrivere un libro sull'ultima stagione della Messana? Il momento preciso non c'è, perché è stata una stagione con tantissimi fatti, infatti quelli che avvengono lontano dal campo, ma con tantissimi fatti anche sul campo a livello di non solo produzione tecnica ma anche di relazioni umane. Quando si vive qualcosa di così forte a un punto di vista umano si ha voglia di raccontarlo, di fermarlo. Quali sono le emozioni che traspaiono in modo da questo libro? Ma io credo che Siena è una città particolare, Siena è una città chiusa, cioè è avvolta dalle mura, però Siena, quando sa riconoscere l'umanità, la passione di una persona, allarga le sue braccia e ti abbraccia, ed è un abbraccio forte e di grande qualità. Invece il suo rapporto con il basket nel libro dice: hanno inventato il basket perché la vita va solo con basket. Sì, io quando prima liceo scrissi un tema dove dicevo che il basket era un microcosmo dove non manca nulla per essere felici. La mia vita è sempre stata attorno al basket e sono felice di averla vissuta e di continuare a viverla così. Invece la Messana cosa ha rappresentato? La Messana è qualcosa di unico, la Messana è qualcosa che va al di là di qualsiasi vicenda giudiziaria, la Messana è il sentimento di una città che vive e nasce attraverso la passione del paglio, però tutti sono frazionati ma tutti si identificano nella Messana, qualcosa di unico. Grazie.